Il futuro della meccatronica nel Lazio tra scuola, formazione e imprese. Appuntamento all'Istituto Alessandro Volta di Frosinone per un convegno organizzato in collaborazione con la Rete Nazionale di Meccatronica M2A e con il patrocinio della provincia di Frosinone, che ha visto la partecipazione di docenti ed esperti del settore. Tra i presenti, Imerio Chiappa, dirigente scolastico dell'ITIS Paleocapa di Bergamo e da capo della Rete Nazionale di Meccatronica M2A. Oggi siamo presenti qui a Frosinone perché stiamo ampliando le scuole che appartengono alla nostra rete, in particolare stiamo ampliando gli organismi della rete. La scuola di Frosinone entrerà nel comitato tecnico-scientifico di M2A. E qual è l'importanza? Quello di confrontarsi tra scuole per poter far sì che i nostri ragazzi aumentino la qualità dei loro apprendimenti. In questo collaboriamo chiaramente con le diverse aziende sul territorio nazionale, perché solo una sinergia tra scuole e una sinergia scuole-aziende può far sì che i nostri ragazzi abbiano un vero futuro per loro. Quale sarà l'obiettivo futuro? Quello di far sì che queste scuole possano scambiarsi esperienze positive, possano scambiarsi attività laboratoriali, possano scambiarsi anche i docenti per crescere tutti assieme e dare una prospettiva di sviluppo all'Italia intera. Questo è un po' lo scopo che la rete si dà. Nata nel 2019, la rete meccatronica M2A conta oggi 173 istituti, numero destinato a crescere già nei prossimi mesi. La rete è nata nel 2019 con 4 soli istituti, attualmente siamo 173 e i progetti che abbiamo in essere stanno veramente crescendo. Più cresciamo come rete, più il progetto di sviluppare competenze dei nostri ragazzi diventerà reale. Attualmente 45 scuole porteranno a termine questo progetto di certificazione delle competenze dei nostri alunni, quindi spendibili poi direttamente nel mondo del lavoro. Speriamo che questo progetto porti alle scuole, tutte le scuole tecniche italiane, ad aderire. Quindi direi che nella nostra idea progettuale siamo ben avanti nel far capire che è importante essere rete di scuole su tutto il territorio. A rappresentare la Fondazione ITS Meccatronica del Lazio, progetto nato qualche anno fa per volontà del presidente Maurizio Stirpe con il supporto di Unindustria, il vice direttore Mimma Barbati. Ecco, si parla di meccatronica e si parla quindi di Fondazione ITS, un percorso biennale post-diploma, 1800 ore, di cui 1100 di didattica frontale e 700 ore di stage presso le aziende che investono su questo progetto, il cui connotato è proprio la docenza fornita dal mondo delle aziende per oltre il 70%. I ragazzi entrano immediatamente dopo il biennio nel mondo del lavoro. Abbiamo diplomato in 3 anni oltre 70 studenti. Siamo orgogliosi di, insomma, testimoniare che sono tutti ragazzi che lavorano, che hanno un contratto stabile di lavoro e a cui abbiamo dato un'opportunità. Ecco, il nostro focus è questo: i ragazzi e diciamo, il loro futuro e dare un'opportunità alle aziende nel reperire personale qualificato. Al Volta anche Ivano Garino di Kuka Robot Italia, azienda leader a livello mondiale di robotica intelligente. Il progetto didattico Kuka, definito Ready to Educate, è un progetto che mira soprattutto a mettere i docenti in condizioni di poter rilasciare formazione certificata e formazione reale ai ragazzi nell'ambito della robotica, del comparto della robotica e dell'informatica. Il focus proprio del nostro progetto è il docente. Preparato lui, saranno preparati anche i ragazzi. È stato un piacere fare un intervento oggi in questo incontro davvero interessante dal mio punto di vista in merito alla formazione sul futuro della meccatronica e sulle scuole. Noi abbiamo avuto anche il privilegio di poter fornire a questa scuola una cella didattica Ready to Educate che porterà i ragazzi a fare un progetto formativo legato proprio al mondo dell'informatica, della meccanica e dell'elettronica, in maniera tale che possano in qualche maniera coadiuvare e comprendere appieno quelle che sono le funzionalità di un robot vero e proprio e il settore informatico, in che maniera questo potrà collimare con le loro conoscenze, le loro esperienze e il loro know-how da spendere nel mondo del lavoro.